regalo da Louis Vuitton. Eccoci qua, pronti, siamo in diretta. Buonasera a tutti e grazie per essere con noi. Abbiamo il piacere di avere Roberta Garibaldi che con grande fatica, devo dire, di incastri, di appuntamenti è riuscita a raggiungerci. Sta attraversando. Roberta, buonasera, ben arrivata. Ci dice in diretta dove si trova? Sì, sono nel centro di Milano, praticamente in galleria e adesso in piazza Duomo. Tra dove si trova? Seduta tranquilla, dove si respira una bella atmosfera, dai, per fortuna, speriamo ancora così per sempre, che non torni questo Covid. Bene. Allora, doppiamente grazie perché tutti coloro i quali ci stanno ascoltando capiranno che appunto è riuscita a ritagliare un briciolo di tempo per noi. Quindi ben arrivati a tutti quanti a questo nuovo appuntamento di storie di donne attorno al vino. Oggi è con emozione che incontriamo Roberta Garibaldi, la presidente dell'associazione del turismo enogastronomico, una grande donna, una grande professionista che conosce molto bene il settore, che continua a studiarlo e che continua, per chi la segue, io sono una di quelle, continua a darci degli stimoli e delle grandi informazioni per riuscire a compiere, a svolgere il lavoro, diciamo, enoturistico nella maniera più corretta. Però le cose da dire su Roberta Garibaldi sono tantissime, perché veramente ha scritto un sacco di saggi, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui lascerei la parola a lei, Roberta, che così si presenta nel migliore dei modi. Ma sì, grazie. Io sono, appunto, avete già detto fin troppo, per cui... diciamo prima di tutto che sono una grande appassionata di turismo enogastronomico, e questo direi che è la cosa più importante. E poi ho cercato di trasmettere questa passione anche nella ricerca, nei dati e quindi nella diffusione di questi contenuti, e quindi attraverso libri, articoli e anche attraverso i social, i canali di comunicazione, per cui cerchiamo di rendere concreti quelli che sono i trend e attraverso, diciamo, quelle che sono le intuizioni raccolte dialogando con gli operatori, di settore, i stakeholder, l'analisi dei dati permette poi di rendere questi dati concreti e quindi di poterli poi validare e trasmettere con efficacia, per cui questo è un po' il lavoro che abbiamo cercato di fare in questi anni. Che è un lavoro importantissimo, e poi ci terrei anche a dire che sia io che Antonella Cantarutti facciamo parte dell'Associazione delle Donne del Vino. Antonella anche con un compito importante, lei è consigliera nazionale dell'Associazione delle Donne del Vino, e da quest'anno abbiamo il piacere di avere anche Roberta Garibaldi come socia onoraria di questa associazione, e ovviamente ci hai portato, ci porti un grande contributo, quindi grazie anche per questo. Roberta, sono passata al tu, scusami, ma mi viene più naturale. Con piacere. È da qualche anno ormai che crei questo rapporto sul turismo enogastronomico italiano. Per quanto riguarda il 2020, tu lo hai presentato nel periodo, insomma, un po' difficile che stavamo vivendo, no? Nella primavera scorsa. Di tutti i dati che hai analizzato, qual è quello che hai trovato più significativo?
Ma allora sì, abbiamo presentato il rapporto appena prima di Covid, perché l'abbiamo presentato a inizio febbraio. Poi c'è stata la BTO e poi è iniziato un po' i problemi. E quindi abbiamo mappato a fine anno i dati, quest'anno sui turisti internazionali, e quindi abbiamo analizzato i turisti Stati Uniti, Canada, Messico, India, Cina, Francia e Germania. E quindi abbiamo riscontrato, come al solito, una crescita di interesse verso la parte dell'enogastronomia. Diciamo che i numeri si attestano sui paesi occidentali attorno al 50% di interesse da parte dei turisti, mentre c'è una forte crescita nei paesi come Cina e Messico, cioè i paesi che riguardano il settore, i paesi che chiamiamo gli emergenti. E quindi in questo caso c'è una crescita molto interessante che vado quindi a segnalare. Ovviamente per questi mesi, ma speriamo che l'anno prossimo di poter riabbracciare questi turisti, e quindi speriamo di poterli rivedere presto. C'è un consolidamento di interesse da parte dei millennials che avevamo già visto a livello internazionale dal 2016. C'è una ricerca di esperienze che è sempre più variegata e trasversale, e quindi in tutti i paesi. Devo dire che l'Italia, rispetto ai paesi esteri, si caratterizza per una ricerca di una varietà di esperienze molto ampia da parte dei turisti, più ampia rispetto a quello degli altri paesi. Diciamo che noi amiamo diversificare molto le esperienze e viverne molte. La stessa cosa vale per l'estero, ma in misura un pochino minore. Il turista è eclettico in senso lato, e quindi ha voglia di sperimentare molto. Gli unici che fanno prevalere, nella stessa definizione che abbiamo chiesto ai turisti di darsi, il tema dell'autentico e del gourmet sono i francesi, rispetto invece agli altri paesi che ho citato, dove loro stessi si definiscono in primis eclettici, cioè la voglia di tante esperienze diverse. I francesi sono un po' più puristi e quindi vanno sull'autentico e gourmet prima dell'eclettico. Quindi questo è un po' alcuni dei dati. Poi la ricerca è molto ampia. Sicuramente prosegue. Diciamo che se l'autentico e il locale scendono un po', emerge molto forte in senso trasversale la voglia, la ricerca di conoscere le storie relative al cibo, e quindi la voglia della cultura legata al cibo, che è un tema su cui secondo me c'è ancora da lavorare, nel senso che dobbiamo ancora lavorarci come Italia su questo aspetto, per cui abbiamo lavorato sulla tutela dei prodotti in questi anni, abbiamo lavorato sulla creazione di esperienze, dove si può ancora fare, ma ancora non tantissimo sul tema della narrazione, nel senso che sicuramente sulla parte delle cantine abbiamo delle ottime degustazioni, però se io penso alle guide enogastronomiche... Roberta, mi scusi, Roberta, c'è una linea molto... molto disturbata, non so se è vento o che, la sentiamo molto male. E forse perché all'esterno. In questo momento sento anch'io un po' di fruscio, devo dire la verità. Vediamo se riusciamo a sistemare il tutto, perché ci perdiamo una buona parte delle cose interessantissime. Interessante. Sì, ecco qua. Quindi stavamo dicendo che c'è molto da lavorare in Italia, o meglio, c'è da cambiare, diciamo, la visione dell'interesse del cambiamento. Non riesco, adesso mi sono un po'... Forse anche la modalità, no? La modalità di approcciare quindi anche al turismo. Secondo me, almeno vedo in generale, quindi c'è da fare molta formazione. Credo che la formazione sia un campo. Roberta ci sente? No, credo che Roberta ci abbia abbandonato. Perché la vedo statica, l'abbiamo persa. Credo che l'abbiamo persa. Sì. Abbiamo perso il collegamento. Sì. Boh, intanto che
Vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento della Roberta. Il collegamento di Roberta, in sostanza stava dicendo che fino a questo momento in Italia ci siamo concentrati, e qua mi sono persa, ma credo più nella ricerca del prodotto, giustamente, e forse un po' meno su quello che riguarda la storia, sì, comunicazione, la narrazione, i racconti, eccetera. Il storytelling, che invece oggigiorno è molto... è molto richiesto, e diciamo che è quello che attrae, interessa, no? I visitatori e i turisti. Ecco che sta ritornando, perfetto. Ecco, ricreato il collegamento. Ecco, stavamo dicendo che oggi che cosa dovremmo fare a livello turistico e enogastronomico? Sì, non parlavo di un tema che non riguarda soltanto le cantine, anzi le cantine hanno sviluppato delle narrazioni che sicuramente magari possono essere un pochino, ci sono delle punte ovviamente di eccellenza, ci sono delle realtà che magari devono passare un po' dall'aspetto solo delle degustazioni a un concetto esperienziale più ricco. Però sicuramente hanno creato delle narrazioni, ecco, sto parlando magari delle guide turistiche che ancora potrebbero aumentare la narrazione sul cibo rispetto a quello che magari riguarda la parte artistico-culturale. Sto parlando di ciò che accade nei ristoranti, piuttosto che nell'acquisto dei prodotti, dove anche attraverso le tecnologie è possibile stimolare una narrazione più completa, ecco, narrando da dove viene il cibo, le parole, le storie, le tradizioni. Sì, un po' meglio, un po'. Si sentono dei rumori di tutto il fondo, non so. Io un fischio sotto, che però non è mio, perché se io tolgo il microfono lo sento lo stesso. Comunque, io posso anche spegnere, tentare di spegnere il telefono e magari... Aspetta che lo spengo anch'io, ma non credo sia quello. Però adesso ci sentiamo meglio. Anch'io adesso non sento più il fischio, quindi... Adesso va meglio. Quindi quello che sarebbe importante in questo momento è riuscire a focalizzarsi su quello che è il storytelling, in sostanza, per riuscire a raccontare bene l'azienda e il prodotto, ho capito bene? Esattamente, sì, esattamente. Quindi okay. Di fare questo tipo di narrazione. Tra l'altro sottolineo che c'è un forte interesse anche sul tema praticamente da parte dei cittadini, nel senso che i cittadini oggi vanno a voler scoprire la storia dei prodotti del territorio. I cittadini vogliono scoprire la storia dei prodotti del territorio e quindi loro stessi, cioè non solo i turisti, qualcosa che interessa anche gli italiani, e quindi è qualcosa che può andare a beneficio degli stessi residenti, quindi riuscire a facilitare questa narrazione in cui non importa. Tu c'è conoscenza del tema dell'enogastronomia? Roberta, dovresti stare parlando e non la sentiamo. Dovresti forse avvicinarti un po' al microfono, perché sei molto lontana e la voce è molto lontana, forse perché sei all'esterno. Sì, allora mi metto in questo modo, vediamo se va un pochino meglio. Sì, va un po' meglio, sì. Sì.
E quindi c'è questo tipo di forte interesse verso la narrazione che si sviluppa proprio a livello anche dei residenti, e più si conosce, più si ha voglia di viaggiare e più si ha voglia di scoprire i luoghi di produzione, e quindi questo è un circolo virtuoso che si innesta e che si sviluppa. Ti faccio io una domanda, Roberta. Come le regioni potrebbero fare in modo che si possa innescare questo meccanismo? Cioè, devono esserci strumenti come il web, come una comunicazione battente, i social? Come possiamo comunicare noi aziende la nostra, diciamo, particolarità? Come le aziende possono intercettare i possibili clienti? E faccio un inciso, nel senso che sai benissimo che l'Associazione delle Donne del Vino ha stretto una collaborazione con il Turistica Club italiano per, diciamo, far conoscere le aziende anche ai camperisti. E quest'anno però per noi sarà veramente un test di prova. Io ti dico, personalmente ho ricevuto già in azienda un paio di camperisti che non si sono fermati per la notte, ma proprio in virtù di questa cosa che è stata creata grazie alle Donne del Vino e al Touring Club, è come se avessimo intercettato dei turisti che mai avrebbero pensato di raggiungere le aziende agricole, e ovviamente scoprendo non solo i vini, ma anche i prodotti del territorio. Quindi come, al di là delle Donne del Vino, le regioni potrebbero aiutarci a promuovere ancora di più le nostre aziende, i nostri territori, i nostri prodotti enogastronomici, se già non lo fanno ovviamente. Allora, io sento, anche quando tengo il microfono spento, il mio, sento molto rumore, non so come mai. C'è un fruscio di fondo. Sì. Di fondo che prescinde dal mio microfono. Io magari provo a togliere la videocamera, vediamo se migliora un attimo e rimango connessa con l'audio, proviamo, così vediamo. Quindi ecco, così mi dite se mi sentite meglio in questo modo. Così sì, allora Roberta, lei si ricolleghi con il video e mi tolgo io. Okay. Posso togliermi anch'io, Guarda. Okay. Allora riproviamo così, perché avendo chiuso io sia video che audio, sento che non è il mio che crea problemi, quindi non so come mai. Ecco, adesso meglio, adesso sento molto meglio. Allora, quindi dicevamo, perché anch'io ho sentito abbastanza, quindi parlavamo del ruolo della regione, giusto? Quindi la regione, vabbè, parlo di regione Friuli, che è sicuramente una regione virtuosa da questo punto di vista, che ha fatto un ottimo lavoro con la strada nell'andare a, diciamo, organizzare l'offerta locale, anche perché io trovo positivo quello di avere una concentrazione in un'unica strada regionale, così fortemente supportata anche a livello regionale. Ritengo che sia un modello virtuoso, perché si evita una dispersione, un'eccessiva frammentazione che caratterizza un po' i diversi territori italiani, perché se noi riusciamo ad avere una coesione di attori, innanzitutto devo dire anche tra vino e cibo insieme, perché ormai il turista ha dimostrato di non, cioè ci sono sì degli appassionati che si muovono magari solo per vino, ma mediamente vogliono vino, cibo e una molteplicità di esperienze. E quindi buona cosa avere dei progetti integrati, e avere una regione che supporta in modo forte aiuta il processo di comunicazione, nel senso che quando noi vediamo che abbiamo sia a livello nazionale che internazionale un numero di una domanda maggiore dell'offerta, cioè delle richieste, delle voglie di esperienze che sono maggiori rispetto a quello che effettivamente è fruito, quindi c'è un gap di richieste maggiori. Questo porta a domandarsi come mai, no? E quindi l'abbiamo fatto attraverso
dei questionari e sono emersi due dati. Uno è la carenza di informazioni e quindi il fatto di effettivamente dare maggiori informazioni al turista in modo che sappia che esperienze gastronomiche offre il territorio e ci sia facilità di accesso. Quindi questo è un elemento di base, perché un po' come avviene con i musei, no? Quando entriamo in un sito di una destinazione noi troviamo facilmente indicati i principali musei di orari di apertura. Non è così in tutti i territori per quanto riguarda le esperienze enogastronomiche. Quindi il fatto che, per esempio, in Regione Friuli sia stato fatto questo passaggio con la strada a livello di DMO e quindi sia stato adeguatamente valorizzato è un passaggio importante e non scontato. Quindi questo come primo elemento. Il secondo tema è quello delle facilità di accesso e fruizione, che diciamo che ormai tante cantine sono aperte, ci sono ancora alcuni limiti, per esempio di essere aperti nei weekend piuttosto che nei momenti di giorni festivi, dove il turista si muove facilmente e che normalmente la parte produttiva è chiusa e quindi non tutte le realtà sono ancora sempre aperte. E poi andrebbe, come dicevamo prima, per essere una destinazione che sviluppa in toto il tema enogastronomia, è utile il vino ma anche altri luoghi produttivi e quindi facilitare l'apertura anche di altri luoghi che possono interessare al turista e quindi il caseificio piuttosto che il pastificio piuttosto che la cioccolateria. Diventa interessante oggi, dato che molte cantine vanno anche ad avere una produzione relativa al tema dell'olio, è interessante il tema di magari dare la possibilità di fare anche degustazioni di olio, visto che sappiamo che anche l'olio turismo è stato riconosciuto ufficialmente dalla nostra legislazione, stanno partendo i decreti attuativi e contemporaneamente il settore, la domanda esprime un interesse, ecco che può essere interessante anche per le cantine iniziare a integrare anche questo tipo di esperienze. C'è il microfono spento di Maria Teresa. Ecco qua, mi scusi. Quanto bisogno c'è di professionisti del turismo enogastronomico? Voglio dire, spesso si va nella cantina oppure nell'azienda agricola dove si possono assaggiare i prodotti, eccetera, eccetera, ma molte volte manca proprio la capacità o la preparazione per accogliere il turista nel modo corretto. Quanto è importante e che cosa stiamo facendo a livello italiano per sviluppare questa figura? Sì, allora, sicuramente è una domanda molto interessante e sviluppare percorsi formativi e stimolare la formazione continua è qualcosa di importante. Allora, sono forti negli ultimi anni dei percorsi anche di laurea che legano la gastronomia pianistica. Nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, c'è stato un rafforzamento in questo senso che è sicuramente molto interessante. Quindi, è un ottimo passaggio. Bisognerebbe stimolare la formazione continua del settore. La Regione Friuli dispone spesso di tutti i formativi, perché è sicuramente un plus del vostro territorio, che potrebbero essere stimolati ancora di più. E quindi questo è. Adesso, io proprio in questi giorni ho lanciato un corso di mano per il turismo enogastronomico, non so se l'avete visto. Ecco, la domanda cade a fagiolo, perché anch'io credo molto in questi temi. Infatti, come Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, abbiamo appena lanciato questo corso che sarà costituito da 3 mesi di webinar proprio per sollecitare questa formazione continua, quindi viene fatto con l'obiettivo dell'associazione senza fine di lucro, quella di andare a anche raccogliere
fondi per fare le prossime ricerche, il prossimo rapporto, ma è l'obiettivo anche quello proprio di offrire contenuti di aggiornamento a favore del settore. Quindi io poi, insomma, di base al mio tipo di formazione da sempre, per cui ecco, non posso che caldeggiare questi temi. Roberta, la blocco di nuovo perché si sente malissimo. Roberta, purtroppo ci stiamo perdendo la gran parte delle cose che sta dicendo. Io sento delle voci di sottofondo, non so se le sentite anche voi. Io sentivo bene prima quando tutte e due avevate il microfono spento, purtroppo noi non la sentivamo. Non so, prova a spegnere di collegamento. Sì, provi a uscire e a rientrare. Prova Maria Teresa anche tu a spegnere, perché prima secondo me andava bene quando tutte e due avevate il microfono spento. Proviamo a vedere così. Sì, spegniamo. Ok. Un attimo solo. Ecco, io adesso non sento più rumori di sottofondo. Non so se mi sentite bene anche voi, io adesso sento, ecco, adesso si sente bene, non ci sono rumori di sottofondo. E ecco qua. Non so come mai, ma se Maria Teresa si connette si crea poi questo problema. Allora, quindi dicevamo che sia la formazione continua, ecco, e le competenze si stanno modificando. Abbiamo visto quest'anno con la digitalizzazione che c'è stata, si è fatto un salto in avanti molto importante e molte cantine si sono approcciate alla vendita online e si sono approcciate alle degustazioni digitali. Si è vista la rilevanza di quest'ambito e di questo settore e quindi questo è uno dei temi sicuramente da affrontare e che quindi magari ci si è affacciati tutti un pochino in modo non professionale, nel senso che tutti si è iniziato a fare questo tipo di percorso che può essere ottimizzato, magari qualcuno già da anni lavorava in questo senso, poi tutti ci si è buttati con Covid. Questo lo dico anch'io che ho iniziato a fare molti più webinar, ho cercato poi delle videocamere professionali e sono state esaurite in tutta Italia, per 2 mesi non è stato possibile comprarle. Questo per dire che tutti ci siamo approcciati a cercare di poi di rendere più professionale questo passaggio e quindi piano piano si sta facendo, quindi sia come strumentazione che poi per esempio anche dei video di accompagnamento che possono essere più efficaci, fatti con qualità e magari con l'aiuto anche di qualche professionista, proprio perché potrebbero diventare dei video base da arricchire poi con delle narrazioni da fare individualmente ogni volta, però può essere un passaggio molto interessante. Quindi l'importanza in sostanza di tutto quello che è il web e tutti i mezzi di comunicazione tecnologica oggigiorno, lo sapevamo prima, ma oggigiorno sicuramente lo abbiamo capito tutti che sono di fondamentale importanza. E considerando proprio questo periodo un po' difficile, che speriamo venga superato al più presto, quali sono, secondo lei, i 5 punti, 6 punti, quelli che ritiene fondamentali per riuscire a ripartire nel modo migliore per quanto riguarda proprio il turismo enogastronomico e tutto quello che ruota attorno appunto a questo settore? E che cosa soprattutto possiamo fare? Sì, allora il primo, l'abbiamo già detto prima, digitalizzare sicuramente. Il secondo, personalizzare, nel senso che sicuramente le offerte non devono più essere generiche, ma è necessario avere innanzitutto un posizionamento dal mio punto di vista distintivo della realtà delle cantine piuttosto che delle aziende che offrono esperienze non gastronomiche e quindi la propria identità, perché il turista inizia a percepire l'offerta delle cantine come simile una all'altra e quindi è necessario diversificare. Allora, ragionare sulla propria identità, sulla propria unicità e riuscire a trasmetterla adeguatamente. Quindi
digitalizzare, personalizzare, quindi comunicare in il tema della comunicazione dell'identità in modo più efficace, quindi sia la propria storia con uno storytelling adeguato che può essere anche digitale, sia le informazioni sulle aperture, quindi essere presenti sui portali di intermediazione di esperienze, sul portale della DMO, avere informazioni complete sul sito, e quindi fare questo passaggio di comunicazione, di informare. L'altro è quello, per fare questi percorsi efficacemente, è quello di analizzare i dati di chi sono i nostri turisti e quindi, per esempio, tenere traccia del profilo dei turisti che arrivano in cantina, capire chi sono, arrivare, per esempio, se noi abbiamo dei piccoli software che oggi sono facilmente disponibili, che permettono di raccogliere la prenotazione delle esperienze e delle degustazioni, io in modo automatico incamero dati e posso poi periodicamente fare analisi, tracciare, vedere quanti locali, quanti regionali, quanti internazionali, quante donne, quanti uomini, quante famiglie con bambini e così via. E in base a questo fare una programmazione per l'anno successivo che può essere più efficace, perché effettivamente basata su delle informazioni precise. Quindi analizzare gli scostamenti, nuovi target e quant'altro. Quindi l'analisi dei dati. Video, sempre più video, sempre sui temi della comunicazione. Oggi avere anche video semplici di narrazione fatti col cuore, ma sono estremamente efficaci e utili, e aggiungere la formazione di cui abbiamo già parlato, per cui un po' i temi di cui abbiamo fatto la nostra chiacchierata, secondo me, sono quelli interessanti e utili per il prossimo futuro. Infatti, per quanto riguarda i video, proprio dal periodo del lockdown in poi, con l'Associazione delle Donne del Vino ha dato la possibilità alle varie produttrici e comunque alle varie associate di postare dei video delle proprie cantine, e devo dire che insomma li abbiamo seguiti tutti con grande interesse, proprio perché insomma i video sono quelli che ci coinvolgono un po' di più. Volevo però farle un'altra domanda. Lei in quest'ultima risposta che ci ha dato ha citato il sito dell'azienda, che deve esserci e deve essere fatto in un determinato modo. Io sono estremamente convinta di questo, ma spesso e volentieri ultimamente si tende di più a dare la preferenza ai social piuttosto che ai siti. Quanto è importante il sito? Il microfono. Su questo ci sono un po' delle scuole di pensiero diverse. C'è chi dice che più importante è il social e possono sostituire il sito e così via. Ovviamente i social non sono di proprietà, e quindi diventa, nel senso che potrebbe succedere che si è investito tantissimo su TikTok e succede qualcosa sugli Stati Uniti, Trump o quant'altro a livello politico, che si decide di bloccare, piuttosto che Apple, che decide di non condividere più i dati, e quindi c'è un crollo delle pubblicità su Facebook e potrebbe succedere qualcosa. Quindi indubbiamente il sito è un database, è la nostra proprietà, però va comunicato e bisogna far sì che le persone vi arrivino, e quindi può essere interessante riuscire a creare dei sistemi comunque per avere gli indirizzi email piuttosto che i telefoni delle persone, per mandare una serie di email e tenere il contatto. Allora, il modello del wine club americano, che diciamo, quindi di un progetto di fidelizzazione della clientela per le cantine, che in Italia non l'abbiamo mai molto considerato, abbiamo considerato che non fosse molto adatto al contesto italiano in molti. Io devo essere sincera che penso che oggi possa essere uno strumento interessante, ovviamente calibrato e corretto sulla nostra realtà, ma creare una fidelizzazione di enoturisti / coloro che acquistano il vino e che quindi possono
ognuno con la propria identità, calibrare e provvedere a costruzione di benefit di tipo diverso, di narrazione di tipo diverso e quant'altro, però oggi potrebbe riscontrare un'efficacia. L'abbiamo visto durante il lockdown, chi aveva creato questo tipo di database ha facilitato la vendita diretta di vino, piuttosto che ha creato una relazione con i visitatori del territorio e locali, che quindi è riuscito ad avere buoni risultati anche in un contesto così difficile. Quindi speriamo di non avere più dei contesti così difficili, però dimostra come sviluppare anche questo canale possa essere interessante. Io approfitto adesso per c'è un sacco di gente che la sta salutando e che sta facendo dei complimenti per dei libri, dei saggi che lei ha scritto. Per esempio, c'è Silvana Spagnolo che dice: quando parla la signora Garibaldi si innesca. Ah no, questa è un'altra cosa, aspetti. Sempre un piacere ascoltare la dottoressa Victoria Bruno Bossio. Poi c'è un'altra signora, ecco qua, che mi dice: ho appena terminato di leggere i suoi due libri, che sono quelli relativi al, aspetti che mi prendo il cibo, In viaggio per cibo e vino. Quindi insomma il suo seguito è enorme ed è sempre un piacere, confermo che è sempre un piacere ascoltarla e leggerla. Antonella, eccola, adesso lascio la parola a Antonella. Faccio una domanda anche per chi ci ascolta. Che cosa devono conoscere le persone che fanno accoglienza? Nel senso, io sono una produttrice, ovviamente vivo in azienda, però ci sono anche ragazze che vengono in azienda, non solo da me, ma in altre realtà, e quindi tutti dicono: sì, io ho studiato marketing, ho studiato comunicazione, certo, però non è questo quello che serve per fare accoglienza. Dillo tu con le tue parole, Roberta, che cosa bisogna essere per essere delle persone che fanno accoglienza, cioè accoglienza di un certo tipo, cioè bisogna saper parlare, bisogna sapersi misurare, bisogna saper misurare, tra virgolette, le distanze, il non dare confidenza, non dare del tu, non illudere le persone di essere arrivati in una azienda dove non c'è, come dire, sensibilità. Quindi che cosa deve fare la persona che fa accoglienza in un'azienda? Beh, deve innanzitutto dimostrare empatia e quindi capire chi sia di fronte e riuscire a tarare la comunicazione in base alle persone che abbiamo davanti. E quindi ecco che dare del tu va bene a un target e non a un altro, piuttosto che appunto il distanziamento oggi purtroppo è diventato di estrema attualità, però ci vuole empatia e quindi mettersi nei panni dell'altro, capire la persona che abbiamo di fronte, e questa è la dote più importante per chi si occupa di accoglienza. E quindi un conto sono i ragazzini che oggi si approcciano volentieri a scoprire il mondo della produzione del vino, la bellezza dei vigneti, della cultura del vino, e quindi va benissimo educarli, anzi portare a fare un'educazione che può anche preservare in futuro da un consumo eccessivo, e quindi io sono assolutamente pro questi temi, e abbiamo visto all'estero tante cantine che sviluppano attività anche per le famiglie, piuttosto che appunto avere una platea di esperti o quant'altro. Quindi bisogna essere duttili in modo di riuscire a capire chi abbiamo di fronte e tarare i contenuti. Una cosa interessante è anche quella di avere sul sito un insieme di esperienze già diversificate, in modo che già l'utenza possa scegliere percorsi diversi che abbiano poi script e situazioni differenti.
le soft skill sono le più importanti comunque, quindi la capacità appunto di relazionarsi, di problem solving, di assertività, di empatia e così via. Accettare anche le critiche, cosa che noi in Italia siamo meno bravi rispetto a persone di altri paesi che l'hanno un pochino più nel cuore, e quindi saperle gestire nel modo opportuno, anzi farne tesoro, perché è meglio che esprimano una critica a noi, che può essere un qualcosa di positivo per migliorare il prodotto e il servizio, piuttosto che scriverlo nelle review. Quindi anzi essere, riuscire a farlo prima e farsi dare questo input è qualcosa di positivo. Quindi le soft skill sono anche un po' le più difficili da acquisire rispetto alle skill professionali, e quindi le persone poi vanno scelte. Ti stiamo perdendo, Roberta, cioè c'è la comunicazione piuttosto disturbata. C'è qualche domanda, Teresa, da qualche persona che sta... Ci sono delle persone che hanno chiesto quali sono i libri e i saggi della professoressa, e oltre al Viaggio per cibo e per vino, lei ha scritto un sacco di altri saggi e libri, quindi dove li possono trovare, come li possono cercare? Sì, allora potete andare sul mio sito www.robertagaribaldi.it, dove è possibile vedere tutte le varie pubblicazioni, e quindi è scaricabile la parte di trend e tendenze gratuitamente del rapporto sul turismo enogastronomico italiano. E quindi consiglio di fare il download di questo documento, che traccia un po' il quadro della situazione. È stato fatto nel mese di gennaio, ma comunque è attuale, escluso magari pochi passaggi, come per esempio si sottolineavano i giovani, la generazione Z come target di interesse, che forse si potrà sviluppare tra 2 o 3 anni, perché la crisi economica porterà un freno nelle spese dei giovani, però la globalità è ancora estremamente valida, e quindi è possibile fare il download gratuito di Viaggio per cibo e per vino volume 2 e di diversi articoli che magari hanno un taglio un po' più scientifico, ma che appunto sono e poi c'è un blog con molti articoli di approfondimento con un taglio per operatori, per cui un po' di articoli, certo, hanno un taglio scientifico, ma diversi invece hanno un taglio per gli operatori. Eccocela Paola. Ecco, con un intervento della Paola che Maria Teresa, io ti pregherei di postare, sì, di mettere in chiaro. Arrivo. Domani sui social. Allora, ecco qua. Sì, Paola Bosani dell'Associazione delle Donne del Vino giustamente ci ricorda che domani sul canale YouTube dell'Associazione Nazionale delle Donne del Vino verrà pubblicato il tutorial della professoressa Garibaldi sulle innovazioni tecnologiche per le cantine. E quindi sicuramente un appuntamento da non perdere, perché tutti noi potremmo prendere, imparare e conoscere delle nuove modalità per sviluppare questo settore. Ecco qua. Allora, aspetti, perfetto. Bene, io direi che abbiamo ricevuto un sacco di informazioni, sollecitazioni, ci dispiace, mi scuso per questa diretta che purtroppo è stata molto disturbata, ma sinceramente non riesco a capire le motivazioni, e comunque siamo riusciti ad ascoltare con piacere la professoressa Garibaldi Roberta. Antonella, vuoi aggiungere qualcosa? Un attimo, scusate un secondo. Professoressa, lei sta facendo un tour con le sue con i suoi rapporti. Abbiamo perso tutto.
No, ci sono, ma cercavo di capire un pochino meglio, perché purtroppo... Si sente male. Esatto, per avvicinare l'orecchio, perché si sente male. Purtroppo, ecco, vediamo. Non so come mai, quando parla Maria Teresa sento male, quindi cercavo di avvicinarlo all'orecchio. Quindi il problema è mio. Stavo dicendo che lei sta facendo un tour in questo periodo per presentare il rapporto del turismo enogastronomico, i suoi prossimi appuntamenti. Ecco, scusate, tolgo l'audio così avvicino all'orecchio perché altrimenti non riesco a sentire bene. Tolgo il video, ecco, così vi sento meglio. Eccomi qua. Stavo dicendo che lei adesso sta facendo, chiamiamolo, un tour per presentare il rapporto del turismo enogastronomico. I suoi prossimi appuntamenti quali sono? Dov'è che la possiamo incontrare? Sì. Allora, ecco, sento, non so se anche gli altri sentono così, perché si sente veramente molto disturbato adesso. Quindi se la domanda era dove mi possono incontrare, io sarò in Puglia adesso per un convegno venerdì, una conferenza venerdì, e Cortina settimana prossima, che sono i prossimi, se ho capito bene. Cioè agli antipodi, Roberta. Sì, esatto, esattamente. Però continua la collaborazione col Friuli sul prossimo rapporto, per cui sarà ancora sponsor del prossimo rapporto e quindi avremo pensato poi di organizzare una presentazione poi direttamente in Friuli. Però sarà all'inizio del prossimo anno, sperando che la situazione Covid insomma, sia tranquilla e permetta di fare poi tutto come al solito. Ah, e poi ci sarà anche i Wine TC, dove vorrei essere in Friuli. Che non mi ricordo se si terrà in modo digitale o fisico, ma diciamo che dovremo scoprire un po' tante modalità. Credo che il digitale possa essere comunque un obiettivo importante per quanto riguarda la comunicazione. Dobbiamo solamente abituarci un po' di più a prendere confidenza con questi strumenti, che purtroppo non sono ancora così utilizzati, perché c'è un po' quasi una sorta di timore reverenziale verso questi schermi, che invece ci mettono in condizione di raggiungere un sacco di persone stando comodamente a casa. Certo, il rapporto personale è qualcosa di più, perché comunque puoi stringere la mano, puoi essere vicina, puoi trasmettere emozioni diverse, però credo che se non convertiremo un po' le nostre abitudini e quindi rispetteremo il distanziamento e ci abitueremo a utilizzare la mascherina, temo che rimpiangeremo i momenti sereni, perché ho grandi timori che si ritorni in una situazione difficile da affrontare. Speriamo di no. Roberta. Bene, allora... Roberta, ecco, c'è? Ok, adesso c'è. Roberta, mi sa che dovremmo disturbarti un'altra volta, perché non ci si può accontentare di una sola trasmissione con Roberta. Roberta è veramente una persona ricca, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale. Quindi chiederemo a nome delle donne del vino un altro intervento. Purtroppo è così. Mi dispiace che mi sento veramente molto, molto disturbata, per cui troveremo un'altra occasione. Bene, io direi che allora a questo punto ci salutiamo. Ricordo ancora a tutti quelli che ci stanno seguendo che domani sui social delle Donne del Vino c'è il tutorial della professoressa su innovazione tecnologica per le cantine in ambito turistico, quindi seguitelo, che sicuramente è molto molto interessante. Ringrazio soprattutto Roberta Garibaldi per la sua partecipazione preziosissima, grazie infinite, grazie ad Antonella Cantarutti, grazie a tutti voi che ci avete seguiti, e speriamo in un incontro, in un nuovo incontro in cui magari ci si sentirà anche un po' meno, si avrà la linea un po' meno disturbata. Io non riesco a capire se la professoressa ci sta seguendo, ci sente.
non vedo alcun cenno. Io tantissimo, mi ha fatto piacere essere con voi. Grazie. Perfetto. Roberta. Grazie infinite. Buona serata, grazie. Alla prossima, grazie a tutti. Grazie, buona serata a tutti quanti. Ciao Teresa. Ciao. Ciao, ciao.